Nella filosofia ellenistica in particolare, la filosofia si mostra come una guida nell'esistenza, come un modo stesso di vivere la vita. E anche oggi c'è chi la pensa così, per esempio c'è la figura professionale apposita del consigliere filosofico. E questo è un modo attraente un po' di pensare il filosofo, il ruolo del filosofo, soprattutto nelle ere un pochino più di incertezza, possiamo dire, come potrebbe essere definita la nostra. E lei è d'accordo con questo ragionamento? Dunque, intanto consideriamo la cosa dal punto di vista storico. Come avrete capito, stiamo facendo e come faremo durante tutta questa conversazione. Andiamo a vedere come sono andate le cose, e perché hai ragione, quello che hai detto è verissimo. La filosofia in epoca ellenistica, ma anche prima, già Socrate era questo, voleva essere un sapere pratico che aiuta nella vita, non soltanto un sapere speculativo da specchio, cioè che rispecchia le cose come stanno nella loro oggettività. Socrate andava in giro, interrogava la gente e perché aveva uno scopo, voleva come dire, sciogliere quei nodi, quei motivi di turbamento, quelle ambiguità che oscurano la vita, che rendono difficile la vita. Voleva per l'appunto aiutare il prossimo a vivere meglio, essendo convinto che vive meglio chi sa. Chissà che cos'è il bene, è probabile che poi, chissà davvero che cos'è il bene, è probabile che poi lo faccia. Chissà, su questo Socrate non aveva dubbi, che cos'è il male, sicuramente se ne astiene, perché il male consiste anzitutto nel fare il male a noi stessi, anche se non lo sappiamo. Se crediamo di farlo ad altri, ma in realtà il male ha questo carattere pernicioso, autodistruttivo, per cui appunto sapere che cos'è il male significa avere delle buone ragioni per non farlo. Socrate la pensava così, i filosofi successivi hanno sviluppato questo aspetto del pensiero filosofico, sempre meno metafisica e sempre più etica. Oggi c'è chi ha addirittura inventato la figura del consulente filosofico. Pensa che era il 1983 e credo sia il primo caso con cui abbia dovuto fare i conti. Ero ad Heidelberg e un bel giorno un gruppo di studenti di filosofia, non so se è questo l'inizio, gli storici verificheranno. Un gruppo di studenti di filosofia che non trovavano lavoro, non sapevano bene che cosa fare, problemi già allora, 30 anni fa, che sono ancora i problemi di adesso, se insegnare oppure se fare altro, hanno in una stanzetta, in un ufficio sulla Hauptstrasse, messo una targhetta, Lebensberatung, che vuol dire più o meno qui si danno consigli pratici di vita. Consigli di vita. Ed erano degli studenti, dei laureati, neolaureati in filosofia. Oggi la figura del consulente filosofico è una figura professionale che ha una sua. Ci sono cattedre in alcune università, quantomeno, di questo tipo di filosofia. Allora, dicevo, consideriamo la cosa dal punto di vista storico. La filosofia nasce come filosofia della natura. I primi filosofi erano, li chiameremmo noi oggi, chi astronomo, come Talete, chi cartografo, sì, faceva carte nautiche, come Anassimandro, e chi biologo, chi, insomma, erano degli scienziati. Ma degli scienziati che, e questo è un aspetto peculiare, forse quello più caratteristico della filosofia greca, che si interrogavano sul senso di quello che stavano facendo.
Che cosa significa appunto fare questo? Che cosa significa fare quello? In quale orizzonte si iscrive? Qual è il centro di questo orizzonte? Qual è l'asse intorno a cui tutto ruota? Il principio primo è questo, è l'asse intorno a cui tutto ruota. Interrogarsi sul principio primo, come quei filosofi che pure erano degli scienziati facevano, significa interrogarsi sull'asse intorno a cui tutto ruota. Ma proprio perché hanno fatto questo, non hanno potuto non mettere in discussione l'uomo, cioè colui che fa quello che fa, l'astronomo, quello che fa il biologo, quello che fa il cartografo. E così facendo l'attenzione si è, per così dire, naturalmente spostata su questo strano essere che è l'uomo e che è a pieno titolo partecipe del mondo della natura. Ma partecipa al mondo della natura in modo tutto suo, molto, molto, molto particolare, interrogandosi sul fatto di partecipare del mondo della natura. Socrate, che va in giro a chiedere tu perché fai quello che fai, non si limita, non vuole soltanto disturbare il prossimo e dimostrargli quanto è ignorante. Sì, fa questo. Socrate in certi momenti era un terribile rompiscatole. No, non so se ricordate uno dei dialoghi del primo periodo, quelli che hanno appunto Socrate come protagonista, lo Ione. Questo povero Ione è un poeta. E Socrate gli chiede, ma perché fai quello che fai? Dice, ma non lo so, mi capita. Voi sorridete, ma è così, mi viene in mente. Entusiasmos, cioè qualche cosa come, noi oggi la chiamiamo ispirazione, qualche cosa come un'idea che viene da chissà dove, mi possiede e io non posso fare a meno di metterla in musica, di metterla... dice, ma allora? Ma sei un bel ignorante. Io se vado a chiedere al ciabattino perché fa le scarpe, lui mi sa dire perché faccio le scarpe. Se vado a chiedere allo stratega perché decide di muovere gli eserciti così piuttosto che cos'ha, lui me lo dice perché voglio vincere la battaglia. Tu invece niente, mi dici che ti capita e sembra deriderlo questo povero Ione, il quale ci rimane male. Ma Socrate poi dice pure tu, sei il più sapiente degli uomini, perché mentre tutti gli altri fanno quello che fanno grazie al loro mestiere, grazie a quello specifico sapere tecnico di cui dispongono, tu invece ti disponi, per così dire, in modo più generoso e più pieno, ad ascoltare la voce che viene dal Dio, cioè ad ascoltare la voce che viene dal profondo, ad ascoltare la voce che nessuno ancora mai ha ascoltato. E questo fa di te un uomo speciale. Quindi Socrate, dopo aver deriso il povero Ione, il rapsodo, il poeta, gli fa il più bel riconoscimento che si potesse fare. E questo aiuta o non aiuta? Ecco la domanda. Questo tipo di chiarificazione di quella che è la vita, l'esistenza, ci fa star meglio o no? Non solo, ne abbiamo bisogno o non ne abbiamo bisogno? Oggi quelle scienze che facevano parte della filosofia un tempo, la fisica, la matematica, la biologia, l'astronomia e così via, si sono staccate
dalla filosofia. Infatti le chiamiamo scienze della natura da una parte o scienze umane dall'altra. Le scienze della natura sono quelle che ho citato, le scienze umane sono la psicologia, la sociologia, la filosofia politica e così via.